Abbiamo iniziato. Ciao Monica. Siamo Ciao. qui per Rossella, di cui abbiamo sentito i punti. Ti accompagno a connetterti da lei contando da 5 a 1, 5, 4, 3. Allora, la vedo, è tipo all'interno di un abitacolo, di una macchina, tipo Gran Premio. E però gira con questa macchina tra le vie della città. Ti dà l'autorizzazione? E solleva il casco, mi guarda e mi fa cenno con gli occhi di sì. È una donna, è lei? Sì, è lei. Ok, ci vuole spiegare perché si mostra in questo modo? Come se potenzialmente avesse un'ottima dotazione, ma la sfrutta nel modo e nel contesto non idoneo. Vediamola questa dotazione, vibrazione. 15 miliardi. Consapevolezza. 130%. Vite. Mille Scusami, ridici la vibrazione che non ricordo. 15 15. Vite 41 1618, sì, PS. Cervello.6,5. Rossella ha un progetto. Sì, che nome ha? Allora, a me viene clausura, però non mi fa vedere la monaca di clausura, mi fa vedere una condizione di chiusura, di limitazione, di spazio limitato in cui muoversi e di limitazione, diciamo così, dei movimenti. In particolar modo vedo che mi fa vedere le mani vuote e legate, mi dice. È interferita? Sì. Allora mi porta in un parcheggio di auto e mi fa vedere le sue entità che bazzicano qui all'interno. All'interno di queste auto. Mi fa vedere tipo una cornacchia sul cofano di un'auto. Mi fa vedere, quindi sacco uniforme, poi mi fa vedere un gatto che si infila verso zona motore, tanto un felinoide. Poi mi fa vedere, se tipo schiere angeliche, che suonano le trombette, sospesi, Elohim così. Dei pleiadiani, un po' più sul fondo però rispetto agli Elohim. Mi fa vedere uno scoiattolo, sì, uno scoiattolo, però come se avesse degli occhi. Demoniaci. Secondo universo. C'è Zeus, quattro EDL. Ok, vediamo prima le entità mentali, prima di analizzare un po' Elohim e EDL.
Che vacello. Allora, la prima che mi fa vedere si chiama Ricchi Premi e Cotillon. Sembra 5 questa. Le promesse, no? Lei che è soggetta a queste promesse, a questi premi illusori che provengono da entità, pratiche, eccetera. Sì, Guarirai la sorella, starai meglio, riequilibri i chakra, adesso li vediamo, armonizzi. quindi lei è così, come proprio fosse una festa, ed è lì ad attendere a sorpresa il premio di questi che verrà estratto per lei, no? Perché poi non è lei che più di tanto può scegliere, no? È a estrazione, così per dire. Poi ne vedo un'altra, me la fa vedere come pasticceria. Mi mostra lei che entra, c'è la vetrina, c'è un vasto assortimento di pasticcini. E lei la vedo indecisa. Che ne so, dice per esempio alla commessa di dargli questo pasticcino, poi dopo cambia idea, glielo fa rimettere giù, glielo fa riprendere. La vedo un po' stordita da tutti questi colori, da tutti questi sapori, quindi è fortemente in un'indecisione di fronte a questo grande assortimento. E c'è un numero, un livello? O 3 o 4. E poi mi fa vedere bus, mi fa vedere questo sali e scendi delle persone, come se non riuscisse a trattenere le persone. Perché queste hanno, devono scendere, ok? Salgono temporaneamente sul bus su cui lei è, che lei rimane stabilmente su questo bus, no? Poi le persone salgono e scendono. Quindi come se lei le volesse fermare sopra questo bus, ma non riesce. E rimane questo senso, come dire, di frustrazione, perché lei questo viaggio poi alla fine sente di farselo da sola. Quindi ecco, così, sì, questo viaggio in cui vorrebbe alcuni passeggeri al suo fianco, ma che non stanno, e quindi lei che si sente sola, frustrata. Che livello? Questa è 3, sono così, 3, 4, 5. E poi vedo un livello 2. Che è più legata a un'insoddisfazione per la ricerca della propria autonomia, indipendenza economica. Anche se questa, tutto sommato, cerca di non farla arrivare ad alti livelli, no? Cerca abbastanza di tenerla bada. Ma anche perché più che altro le altre entità sono molto forti, molto pervasive, no? Come quasi non dessero tanto spazio a questa, le altre entità mentali. Basta, ce n'è la quinta. Non so, Cioè, io quattro provo a dire che sono questo. quattro, sono tante, sono rare che siano, è raro che siano così tante. Va bene, fuori Gabriele e Michele, i due arcangeli della tradizione. No, Raffaele e Michele. Raffaele è quello che guarisce, Michele è quello che pugna, che combatte. Raffaele Michele. Ma chiama anche Gabriele, chiama anche, come si chiama? Vabbè, dai, chiama anche Gabriele. No, perché mi è venuta la sacra di San Michele, no?
che poi ovviamente non è nella sua città, no? Anche perché comunque il culto di San Michele, dell'Arcangelo Michele, è diffuso, no? In tante città, per cui tante città hanno monumenti, no? Dedicati a questo arcangelo, no? E quindi a me, come simbologia, è venuta proprio la sacra di San Michele, che da noi è posta di fronte al Monte Musinè. Si guardano, che è un monte in cui avvengono diversi rituali sacrificali, in cui sono stati Dove niente, no? intercettati, sì, vari avvistamenti di UFO. Quindi io vedo una forte connessione in generale tra San Michele e tutta questa parte qui, sia rituali che vari alieni. E mi dice che questa nel torinese è rappresentativa, ma di fatto così si riproduce in piccolo in tutte le altre zone, e che questa è la natura, no? Di San Michele e del legame con questi fatti Ma qua che ho arrivano detto. sti tre o no? Chiamiamo anche l'angelo custode di Rossella. La Michele è venuto così, dandomi queste immagini qua. Raffaele, qual è? Sì, Raffaele infatti me lo dà che non so come spiegarti, non era così affezionata forse Rossella a Raffaele, per cui di fatto viene, ma non così tanto per lei. Non so, è come se in questo momento venisse con un certo imbarazzo, Beh, ci perché è un credo. momento di declino, cioè è un momento in cui lui si sente deriso. Certo, allora, punto 2 di Rossella. La sorella sta male, tanti anni fa lei faceva queste cose, lei si mette a chiedere un aiuto angelico, chiama Raffaele, che è quello che guarisce, e la sorella continua a stare male, lei si becca una fitta al cuore. Ora, cretini non siamo, siamo stupidi a volte come esseri umani, ma quelli che sono qui in questa sessione oggi, cretini non sono. E anche Rossella, appunto, oggi, dopo aver visto diverse mie sessioni, 40, lei dice, ha capito che c'era qualcosa che non andava. Non ha neanche avuto il premio in questo caso. No? Il biscottino dei cani che ci danno le entità. Stai meglio? Magari la sorella una giornata stava meglio e già era efficace. No, manco quello. Cos'era la fitta al cuore? Chi era? Era veramente Raffaele? Era la cornacchia, il felino? Un altro Elohim? Pleiadiano. Allora, mi mostra come di fatto l'azione in generale degli Elohim sia quella di dare un contentino affinché riescano a fidelizzare, diciamo così, no? Maggiormente la persona, far sì che sia devota a lui. Poi, dal momento in cui hanno ottenuto la fidelizzazione, in verità poi iniziano con il loro intento, che è quello di togliere energia, per cui gli fanno capitare tutta una serie di cose negative, no? Perché alla fine loro vogliono solo che mantenere bassa la frequenza delle persone. Nel caso specifico di Rossella, qualcosa è andato storto, nel senso che avrebbero dovuto darle il contentino, ma è come se fosse saltato quel passaggio e sono andati direttamente alla fase successiva, che è quella di sottrazione di energia, di abbassamento della frequenza, sia di lei che della sorella. Mi dà come una falla del loro processo. Mentre ci sono stati altri momenti nella vita di Rossella in cui il processo è andato secondo le tappe previste. Non in questo caso, però. Ok, allora io voglio l'entità Arcangelo Michele. Che interferisca o non interferisca con Rossella, deve venire qui. Poi deve venire Raffaele, Gabriele, poi gli Elohim, se sono altri, di Rossella che prima hai citato. Raffaele è venuto con questo aspetto veramente poco credibile, mi viene proprio con una veste angelica a brandelli e lo vedo non tanto in forma come fisicità. E
E Michele invece è ancora molto forte, molto convinto del suo ruolo. È come se già un po' si svelassero per la loro autenticità, no? Per la loro essenza. Gabriele mi viene come, non so come spiegarti, un po' sornione, che sta ancora cercando di conservare il proprio potere, consapevole che lo sta perdendo. Non se la Ecco, passano così bene questo periodo. anche mi ero dimenticato Uriel. Ecco il quarto chi è. Non si parla mai di sto qua. Uriel, mi dà un tribunale, Uriel. Uriel mi dice tribunale, mi dice secondo universo. Chiamalo. Viene invocato nei tribunali per chi ha le cause? Non mi ricordo, francamente. Sono informazioni di nessuna importanza, mi entrano da un orecchio e mi escono dall'altro. A me viene così. Mi viene all'interno di un tribunale, mi viene come se ci fosse complicità tra tutta quella parte di corruzione e di aspetto sacrificale che è contenuta nei tribunali e Uriel. Ok, chiamiamo anche l'angelo custode di Rossella, o quello a cui lei si è fidata, che ha invocato, poi ha invocato la protezione in passato, adesso non mi importa, l'ha fatto. Mi viene un garbuglio nero, come se fosse una macchia, che sembra Ok. un po' animata, nera. Quindi questi 5 sono a destra. A sinistra ci sei tu, io e Rossella. Inizio io. Nei confronti dei tre arcangeli, semplifichiamola così. Adesso i tre arcangeli si inchinano a me. Dimmi quando lo fanno e quanto sono grandi rispetto a me o piccoli. Allora, vedo che, dunque, chi sono questi qua? Gabriele, Raffaele, lo fanno subito, anche un po' come, non so, dei fifoni, dei pavidi, che subito obbediscono all'ordine. Uriel lo fa un po' più recalcitrante, Michele è quello più ostinato, più orgoglioso, più sfidante, lui non lo fa. Non lo fa. Allora lo abbraccio. Vedo che prova a indietreggiare. Non può. Lo abbraccio. Si scioglie come se fosse una candela di cera, come se d'improvviso tu avessi preso in mano un cero, l'avessi acceso e si scioglie velocissimamente. Ascolta quello che stiamo facendo, Rossella, va bene? Sei stata nel panico una notte, sono cose che ti sono successe, che ho visto, tutti, adesso affrontiamo, però ascolta bene quello che stiamo facendo. Ok, gli altri tre che si sono invece inchinati, cosa fanno alla vista di Michele che si scioglie? A me no, a me no, eh. Sono Ok, a me no, proprio dicono. dei pavidi, sì. Senza Torniamo coraggio. indietro alla situazione iniziale, non è successo nulla. Adesso, se tu vuoi, ovviamente, chiedi che si inchinino tutti e tre, tutti e quattro, al tuo cospetto, come è giusto che sia. Oltretutto vedo maschilismo. È come se lo facessero ancora, cioè, più recalcitranti che con te, per una sorta quasi come se mi considerassero un po' inferiore come donna, in quanto donna. Non sono uomini questi. Partiamo da questo presupposto. Via le vesti dei tre, dei quattro arcangeli. Vediamo gli zizi. Dove sono? Inesistenti. Allora, cosa vogliono? Che cosa fanno? Maschilismo di che? Non sono maschi. Sono entità. Sono programmi. Sono software. Quindi ritorniamo indietro.
questa cazzata ingannano loro sorella, non noi. Adesso ci senti, Rossella? Ci senti, sì. Ok. E, vai, ricominciamo. Che si È che si inchinino a te. sono sentiti costretti a spostare l'attenzione sulla vera cosa, che è la PS, Ok, che che è quello noi che voglio abbiamo e fare. loro non hanno. Esatto. Si inchinino, faccia a terra. Adesso sono pure nudi. Tanto non hanno niente da Completamente. nascondere. Hanno Sì. anche il culetto, no? Sì, perché Hanno quello. lo vedo. Ah. Davanti cosa c'è? Niente. La Barbie. Sì, piatti, sì. Ok. Naso a terra, davanti a te. Monica. Sì, lo Sei stanno la Lega? facendo. Loro non sono niente. Sono 0110010. Stanno Sì. scherzando? Sì. Sotto. Bene, ritorniamo indietro. Adesso noi ce ne andiamo. Resta Rossella. Rossella esige quello che abbiamo esatto noi. Fateci Non ha pure capito, sapere se fa. Rossella, sento che non ha capito. Allora, Rossella non ha capito in cosa consistono loro, qual è la loro consistenza, che sono loro. Cioè non ha interiorizzato il fatto che loro sono privi di anima e che sono un programma costituito da un codice binario. Ora va meglio. L'ha capito? Un pochettino di più. No, totalmente, un pochettino di più. Quanto è grande lei rispetto ai quattro? Allora, lei è immensamente più grande, però se io vedo la prospettiva che crede di vedere Rossella, sono più o meno pari in questo momento. Ok. Inchinarsi. Tra l'altro loro lo fanno immediatamente. E lei è molto sorpresa di questo. Bene, mi accontento, sono contento. Impianti. Il primo impianto che mi fa vedere sono proprio come degli elettrodi, quelli per fare l'elettroencefalogramma, no? Impianto mentale questo qua. Quindi queste placchette sparse su tutta la testa. Poi mi fa vedere le mani e le unghie, tutta la mano per intero, però mi fa vedere anche le parti femminili, seno e genitali. Dunque, me lo se avessero in qualche modo anche interferito rispetto al suo ciclo femminile a livello ormonale. Sì, mi sembra di sì da come mi sta scrivendo, ma penso proprio di sì. Per la menopausa, vedo delle vampate, mi fa proprio vedere una specie di disordine ormonale, ecco. Appena, sì, da poco. Che avrebbe potuto anche essere un po' più in là, io dico. Di un Quanto po' di anni, 2 o 3 una anni? decina. 10? Oh. Dici. Perché lei comunque è, come ti ho detto dall'inizio, no? Lei è una buona macchina psicofisica, eh? Ma è il contesto in cui si muove che le porta a svantaggio. Pensa a questa religione di merda quanto rovina le persone. Sta religione di merda, veramente. La religione, non la cattolica, è solo la cattolica, tutta la religione. Quanto non se ne accorge la gente? Quanto non se ne accorge? L'inventore della religione è il genio del male. Chi ha inventato la religione?
fa vedere proprio come gli angeli sono anche quasi stati magistralmente estrapolati dalla religione, cioè sono riusciti a estrarre l'immagine degli angeli e il loro influsso andando anche in contesti non religiosi, quindi inserendola per esempio nella New Age, nelle pratiche spirituali, quasi convincendo la gente che non era neanche più un aspetto religioso, no? Davanti agli angeli nessuno osa dire sti bastardi. Io invece lo dico, ma guarda, sti bastardi infami. Va bene, Rossella, ascolta la sessione, basta scrivere, è inutile, mi distrae molto e non fa, cioè, se porta qualcosa di utile va bene. Se no, ok. Questi sono gli impianti. Vediamo il nome della PS, questo sì che è importante. Magari non ci dice niente, ma intanto tu, Rossella, sei fatta d'anima e spirito. Come si chiama la tua anima? Perché? Mi dice Birillo. Dunque, mi fa vedere a volte questo strike, il Birillo che cade. E poi mi fa vedere in potenza, in staccato potenza, il gioco. Il gioco del bullying, l'importanza di concepire il gioco. E quindi dipende da come tu vedi le cose. Potrebbe essere una fragilità, ma potrebbe essere un'occasione per comprendere l'intero gioco. Pie. La pie. Me le dà sempre in questo contesto del bullying e mi fa vedere le scarpe. Perché è Voglia proprio la arrivare. parte attiva, sì, d'azione, sì. Va bene. Cosa succede qualche anno fa, Monica, quando dopo la perdita del lavoro, ahimè, Rossella si avvicina al cazzo di mondo degli angeli, alla voglia di guarire gli altri, alla meditazione? Chiaramente era un momento di debolezza, perché lei si è sentita spaventata, fragile, no? Nell'aver perso il lavoro. Quindi è stato un momento in cui le sue frequenze erano basse a tal punto da consentire l'ingresso di queste entità che promettevano proprio di aiutarla, di darle consolazione, di migliorarle la situazione. E anzi, di farle conoscere un qualcosa a lei prima di ignoto. Di E quindi di meraviglioso. molto bello, sì, assolutamente, sì. Ok. Ricchi premi e cotillon, tra l'altro, mi si aggancia a quella. Cos'è stata la fitta al cuore a cui accennavo prima? Quando hai invocato Raffaele della guarigione. Allora, mi dà tipo due circostanze e mi fa vedere appunto la differenza. Mi fa vedere il sogno in cui lei aveva sentito una liberazione dai pesi e quello quindi era il contentino. E successivamente a questa liberazione dai pesi, arriva però il forte disturbo alle orecchie. Forte disturbo alle orecchie che lei ha interpretato in base alle sue letture come un rivolgersi di nuovo ai suoi angeli per ritarare la frequenza. In verità era il meccanismo che dicevo prima, il premietto contentino. Per creare la sudditanza, fidelizzazione, in questo caso di Rossella, e poi procedere nel loro modo per toglierle energia, per interferirla. Questi sono i passaggi. Nel caso invece della fitta al cuore, è come se si fosse saltato un passaggio.
Si è saltato il passaggio del premio. Chiamiamo nel cinema la sorella, appunto, la figlia, il marito e il fratello. L'unica che vedo veramente vicina è la figlioletta. Gli altri li vedo, ma come fossero dei puntini lontani, so che sono loro. Come se fosse un cinema profondissimo e loro li vedo proprio in fondo all'orizzonte. Ci sono vite passate in cui Rossella ha vissuto con l'attuale figlioletta? Mi fa vedere qui, tipo in un bosco, raccoglievano le more, facevano tipo le confetture, frutti di bosco in generale. Vedo allegria qua, in questa vita qui allegria. Era una cosa molto piacevole. Perché si sono incarnate insieme? È come se la figlia e la madre potessero dar vita a una seconda vita. All'interno di questa vita. Questa vita, diciamo così, che è partita con dei legami, con dei passeggeri, diciamo così, sull'autobus, che poi mano a mano sono scesi, perché hanno fatto le loro scelte. Adesso, per esempio, io vedo che alla guida dell'autobus ci sono due posti, uno è vuoto e nell'altro c'è la figlia che guida. Quindi la figlia potenzialmente, insieme alla madre, possono guidare qualcosa insieme, che è un progetto di vita insieme, una parte di vita insieme. Importante, delle esperienze importanti insieme. Ok, quindi di fatto si presenta solo la figlia. Sì, gli altri troppo lontani, anche per solo per ascoltare, secondo me non riescono neanche ad ascoltare, a vedere. 2016, sono tutti punti un po' simili comunque. Percepisce una pulizia energetica sul corpo in corso, mentre dormi veglio o dorme, e sente fluttuare il gomito sinistro. Ha molta paura ed invoca, all'epoca in cui credeva ancora agli angeli, l'aiuto dell'arcangelo, in questo caso Michele, quello che si è sciolto. Non rendendosi conto che questa sensazione qua sgradevole era proprio prodotto da loro, che è il loro meccanismo di creare una sorta di benessere alternata a paura per tenere legati i devoti. Creano questa spirale viziosa in cui c'è un apparente beneficio, ma poi in verità sono molto di più i contrattempi, il senso di paura, i disagi fisici, solo che loro, legati al beneficio iniziale che hanno ricevuto, invocano gli angeli pensando che questi malefici sono dovuti ad altro, ok? Invocano gli angeli per sottrarglieli. In verità quello lì è il processo che stanno mettendo in atto gli angeli stessi per prendere energia e per assoggettare la persona. Certo. Causa esoterica del fatto che Rossella mi ha appena chiesto in Skype se effettivamente quindi nel cinema il marito non si è presentato. Allora, il marito si è anche presentato, però è veramente un puntino lontano. Ma il punto non è questo. Il punto non è se il marito si presenta o non si presenta, è che Rossella nella sua sessione, dove lei è protagonista, si interessa che il marito è presente o non è presente nel cinema. Questo è il punto. Sì, la croce rossina. Tale bus, hai capito? Cioè lei vorrebbe trattenere su questo suo bus, che è suo, che è il suo viaggio, questi passeggeri qua. Lei li vorrebbe trattenere a forza, ma non possono stare. Lei perché hanno le fermate.
Lei è l'arcangelo Gabriele di suo marito, eh? Lei interferisce, suo marito. Se suo marito non vuole, non lo puoi obbligare. Gliela puoi buttare lì, puoi dare un consiglio, ma non lo puoi obbligare. E continuare a reiterare in preoccupazione, voglia, desiderio di salvare tutti, è interferenza. Guardatela da questo punto di vista, ditemi se sbaglio. E sappiate che non sbaglio. È interferirlo. Lui è venuto qui a fare questa scelta. Se è giusto buttargliela lì, non la raccoglie. È giusto lasciarlo perdere. Faccia la sua esperienza. Infatti si è cinivaccato. E invece è un peccato madornale. Questo sì che è un peccato. Non preoccuparsi del proprio motivo, del proprio percorso, la vera ragione per cui siamo venuti qui. Eh, sai Proprio che cosa? Che percorso. lei da un punto di vista proprio eterico mi fa vedere che fa le valigie per sé e per sua figlia. Perché per lei il fatto di non riuscire ad allineare a sé il marito alla lunga potrebbe diventare un motivo di sofferenza, di incompatibilità, per cui lei non riesce neanche più a reggere la quotidianità. Va bene, meditazione. Rossella ha avuto dei benefici quando si è affidata alla meditazione in passato. Qui c'è un errore di interpretazione, mi fa vedere la PS. I benefici che tu hai avuto è perché stai dedicando tempo a me. I chakra possono anche, da un certo punto di vista, esistere perché noi siamo completamente energia, ma il punto essenziale è che tu ti stai centrando su di me. Poi questi sono orpelli, sono pretesti, sono anche elementi di distrazione. La meditazione e protezione psichica dei chakra, questo intendi? È un po' complicare il tutto per distrarsi da quello che è veramente importante, che è la propria anima. E ancora una volta tenersi un po' lontano dall'anima. Le placchette che si è comprata collegate a una teoria, placchette teoria hanno un nome, ma non lo possiamo dire. Le servono. Allora, mi ha mostrato come da un punto di vista proprio fisico abbiano creato un cambiamento energetico. Ed è vero, cioè comunque c'è anche un aspetto fisico, no? Fisico proprio, so come dirti, di dinamica fisica, parlo di fisica alla materia, fisica, no? E quindi c'è stata una regolazione da un punto di vista fisico. Ma di nuovo la sua PS vuole farmi tornare a vedere come lei deve chiarire a se stessa che non è tanto né l'azione fisica né la meditazione dei chakra, che in realtà è molto mentale, che le portano il beneficio. Il beneficio è apportato nel momento in cui lei si connette alla sua propria anima. Rimane in ascolto della propria anima. E come e quando fare. Allora, mi fa vedere il mare d'inverno, mi fa vedere il silenzio e il mare d'inverno, questa passeggiata che lei fa vicino al mare, quando appunto non è affollato, quando ci sono molte meno persone. Il mare con il suo suono, con il suo profumo, l'aiuta proprio a connettersi, ad ascoltare la propria anima. Lei mi fa vedere che è proprio un po' una creatura legata al mare. Quindi il mare l'aiuta a calmarsi e ad ascoltarsi. Deve uscire proprio di casa e fare questo.
No casa, no troppe letture di queste varie che ha fatto. Se vuole può regalarli quei libri. Può lasciarli anche sulle panchine, sai come si fa, no? Beh, c'è la raccolta della carta, direi che è un pochino meglio, Può scegliere lei. no? Io suggerisco la raccolta della carta. Poveri alberi che sono stati tagliati per quella carta lì. Dorian Virtù, questa la cito. Chi è Dorian Virtù? Allora, premesso che non la conosco, mi viene una cavalletta. Insettoidi. È viva, no? Sì. Sì. Quella bionda con gli occhi azzurri, quella lì, no? No, boh, allora quella è un'altra. Ah no, quella è un'altra, quella è un'americana che ce l'ha con gli angeli, sì. Ok, è interferita quindi dagli insettoidi. Lei lo sa? No, no. Allora, mi sembra che abbia visto un'altra interferenza di sé, rettiliana, e che quindi abbia tenuto a bada quella, ma principale io vedo che è proprio questo potere ammaliatore che lei ha rispetto al pubblico, ma che l'ego ha su di sé, in cui la forte interferenza è questa. Disincarnati, nonna materna, madre, padre, portale aureo aperto. Vediamo chi si presenta di questi tre persone, di queste tre persone e di tutti i disincarnati delle generazioni, di tutte le generazioni di Rossella. Mi ripeti un attimo perché stavo seguendo la figlia. Quindi siamo nel portale aureo, scusami, Sì, ripetimi, stavo madre, padre, nonna, materna. La mamma della mamma. Cosa fa la figlia? No, perché aspetta, perché mi diceva qualcosa della scuola, solo che non riuscivo a seguire quello che diceva lei. Mi si accavallavano riguardo alla scuola, qualche preoccupazione sulla scuola. Comunque, i genitori, sì, li vedo. Già ben avviati verso il portale aureo, già ben predisposti, quasi in attesa proprio. Ecco, in attesa come quando si attende che un ufficio debba aprire. Quindi con una certa ansia, no? La nonna, un po' più affaticata dietro, quasi che si procede con un bastone, ecco, un po' più lentamente. Ok, la nonna vuole dire qualcosa alla nipote. Sarebbe stato bello che la bimba, la chiama così, avesse conosciuto la bisnonna. Sarebbe piaciuto che questa bimba avesse la bisnonna. Questo dice. Sì, perché la vedo proprio come se le piacesse molto questa nipote. Così a distanza, come se le piacesse molto, se le sarebbe piaciuta molto. La madre cosa vuole dire? Non so, mi dice, erano altri tempi, i miei erano altri tempi. Come se, non so, non si ritrovasse proprio più in nulla, no? Completamente sbalenata. La madre di Rossella? Ah, la madre della madre. No, la nonna. La La madre di madre. Rossella, sì. Altri tempi a che proposito? Una consapevolezza. Riguarda tutto, cioè come se lei non riconoscesse più il mondo rispetto al mondo, il mondo attuale, rispetto al mondo che lei ha vissuto. Come se in un certo senso le sembra quasi che sia cambiato l'universo, sembra che gli sia ribaltato tutto, non riesce più a trovare punti di riferimento. Cioè, come se non avesse colto un'evoluzione, no?
ma proprio uno stacco Picca. tra i suoi tempi e i tempi attuali. Ok, vedo che riesce a creare più unità tra i vari momenti storici, un pochino di più, sì. Un maggiore fluire, quindi non uno stacco. Padre. Un po' impegnato, come un po' anche distratto. Però comunque vedo che le riserva un saluto affettuoso. È come se le volesse infondere coraggio, cioè come se volesse quasi trasmettergli un po' di energia maschile. Anche a lui, anche alla nonna, perché noi l'abbiamo dato. Mentre l'assumono, se l'assumono, dimmi quanti parenti di Rossella sono accorsi. Viene 219. Ok, è il momento di salutare i tre disincarnati richiesti. Padre che dice, dai che ce la fai, ragazza. Carino. Vanno. Sì, decisamente. Aspettavano quello. Allora li salutiamo e chiudiamo il portale aureo. Ok. Come vedi Rossella? Allora, contenta e frastornata allo stesso tempo, desiderosa di proseguire la sessione andando al cluster, mi dice. Prima di andarci, se le chiedessimo nuovamente di chiamare i quattro coglioni e di farli di nuovo inchinare al suo cospetto, come la vedresti la scena? Come prima? O lei è più convinta? Bene. Più convinta, più determinata. Sì, Su in fammelo piedi i fare. quattro. Sì, Su in fammelo piedi. fare. Sì, di nuovo, giù. Sì. Lo Vedo faccio. che lei si è alzata, è più alta, cioè lei percepisce maggiormente la sua altezza. Bene, via di inchini. Facciamolo andare di inchini, vediamo quanti inchini facciamo. Fanno. Caspita, vedi che anche Michele, sempre più a fatica rispetto agli altri. Però è giù, lo vedo accovacciato a terra. Sì, Rossella ha i brividi nel corpo. sono È un gatto in braccio. accovacciate. Bello, peraltro. Che prima non avevi, mi sembra, vero? No, è arrivato dopo. Cosa è venuto a fare il gatto? Ha percepito moltissimo la trasformazione energetica di Rossella. Perché è venuto? È venuto per aiutarla, perché è incuriosito, per beneficiarne, perché non aveva niente da fare. Allora, sorpreso da questa frequenza, non ha mai sentito la frequenza di Rossella in questo modo, eh? Quindi c'è una certa sorpresa e curiosità, voglia di capire che cosa sta succedendo, cos'è tutta questa vibrazione. Attratto, perché è una roba bella, eh? Anche lui lo percepisce, una roba bella. Facciamolo entrare nella scena. Il gatto è eterico, cioè è parte eterica, non è una parte subliminale. Tuttavia una parte eterica esiste, l'entità no, la parte eterica esiste. E vai d'inchino, i quattro scemi davanti al gatto di Rossella si inchinano. Mi fa ridere che poi dopo lui gli passeggia sulle schiene. Quindi si inchinano.
Sì. riconoscono la loro totale inesistenza, ma anche inferiorità. Inesistenza. A tutti e quattro gli scemi un bel timbrino di piombo rovente, e ognuno di questi quattro scemi di arcangeli segna, imprime la scritta di questo timbrino che scrive inesistente, okay, che riporta la scritta inesistente, la imprime nell'arcangelo che ha alla propria destra, in modo che tutti e quattro alla fine abbiano impressa marchio a fuoco, come si fa con le povere vacche. Sì. Quello che loro sono, poveri programmi, inesistenti. E che sono di buon umore perché avrei voluto mettere coglioni. È più fittante inesistenti. Quando fanno questo marchio reciprocamente, è come se si sciogliesse la pelle e riesco a intravedere sotto un microchip. Bene. Inesistenti, scritto praticamente dalla forma del microchip, è la cosa più bella del mondo. Fatto. Richiamiamo il gatto alle ginocchia di Rossella, andiamo al cluster. Non lo so se in onore mi fa ridere, in onore del gatto, cioè, mi fa vedere dei croccantini, in varie ciotole distribuiti. Tante, tante ciotole con dentro i croccantini. Via tutto. Ad eternum. L'unica che può costruirlo è Rossella, non è il suo gatto, non sono i quattro arcangeli, non è neanche Zeus, non è neanche Odino, non è neanche Moloch, non è nessuna delle sue entità mentali, ricchi premi e quotidiano, non può creare un ad eternum, non può creare niente. Vedo che la L'entità figlia si suprema. Sì, alza nel cinema e chiede, posso andare vicino a mamma? certo. Perché un creatore chiede il permesso? Il creatore crea, va e basta. Ha voglia di andare vicino alla mamma? Va vicino alla mamma. Cioè questo non so, come a scuola, come se ci fosse un po' troppa. Che lei non si sente libera a scuola, c'è cioè qualcosa così, no? Quindi come se quindi si sentisse in questa associazione un pochettino rispetto agli adulti, così, ecco. Mi dà questa cosa la ragazza. Bene, allora vedo che ha raggiunto la mamma e vedo che è una sorta di collaborazione per creare l'ad eternum. Vedo che lo fanno entrambe, unendo prima le mani fra di loro, le quattro mani quindi si uniscono. E il contatto di queste mani dà origine a una fortissima energia. Ed è questa poi la sostanza che crea l'ad eternum. Però dovrebbe crearlo Rossella, non la figlia, non c'entra niente. Lo so. Torniamo indietro, lo crea solo Rossella. Allora, o possiamo lasciare questo e poi ne crea uno Rossella da sola? Torniamo No, torniamo indietro. indietro. Allora, questa cosa qui di darsi le mani, però lo fanno comunque. Poi Rossella le stacca le mani dalla figlia e vedo che crea tipo come se volesse fare una polpetta. All'inizio quindi è una polpetta piccolina, quindi una luce di ad eternum piccola, e poi mano a mano lei separa le mani e più le stacca, più cresce in dimensione l'ad eternum. Perfetto. Avatar, comunque si presenti, lo buttiamo e ad eternum anche qua. Ok. Va bene, lei è divertita adesso nel creare gli ad eternum. La trovo una cosa simpatica. Le piace.
Benissimo, con questa condizione ci sono ancora i quattro arcangeli nella sfera No, energetica di no. Rosario. I ricchi premi e cotillon, pasticceria, bus e insoddisfazione, le quattro entità mentali. No. Tutte le entità eteriche e gli impianti. No. Clausura, il progetto. No, no, no. Nuova vibrazione di Rossella. 115 miliardi. Nuova consapevolezza. 189%. Nuove vite precedenti. 1304. ABS. 51. Cervello. 8,5. Ottimo. Etericamente i libri di Rossella dove sono? Mi fa vedere al macero. Messaggio di Rossella a se stessa. Siamo veramente potenti. Abbiamo un sacco di possibilità a nostra disposizione. Ora, mano a mano, le tiriamo fuori una dopo l'altra. Non abbiamo bisogno di questi supporti. Ci hanno solo un po' distratto. Adesso usciamo di casa e vieni verso me. Vieni verso me. Mi fa vedere proprio che in questa sua maggior vita fuori da casa può incontrare delle opportunità che si trasformano in opportunità di lavoro, sai? Dove secondo me lei può anche iniziare gradualmente a riacquisire un'indipendenza che ha perso, economica. Molto Nel cinema chi spicca in qualche modo? Assolutamente incontrastata proprio la figlia. Qualcun altro che era un puntino è diventato un puntone? No, però c'è molto rispetto. Vedo che c'è silenzio. Verifica della casa. Sì, prima c'erano come insediate negli angoli delle emozioni, delle discussioni, delle incomprensioni, come se fossero proprio energeticamente rimaste nell'aria. Quello mi dava soprattutto. Ma ora la casa è pulita. Creazione istantanea da parte di Rossella, che ormai è una fuoriclasse della creazione, di 5 ad eternum che lei si mette istantaneamente in tutti i 5 corpi, fisico, mentale, emozionale, eterico, subliminale. Così i brividi che mi dice di avere in questo momento, questi ultimi momenti, aumentano. Sì, no problem, se poi le viene tipo un po' di febbre, un raffreddore così, no? Di non preoccuparsi perché fa parte, diciamo così, di questo processo intenso, che è assolutamente uno sblocco. Il gatto è pulito. Sì. Giochino, il gatto vuole dire qualcosa alla padrona? Dammi più da mangiare, fammi giocare, ti voglio bene, ho sonno. Voglio stare fra te e mi fa vedere la figlia. Sì. Vuole stare tra lei e la figlia. Sì, Va bene.
Come la vedi, Rossella? Come all'inizio? Rifiorita, come se fosse sbocciato, ma un nuovo fiore, un fiore che lei neanche immaginava di essere. Che fiore è? In tutta questa freschezza. Penso sia una magnolia, molto grande. Rosa? Diciamo bianca rosacea, sì. Va bene, abbiamo finito.